Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel secondo episodio del Verga Racconta e l'argomento di oggi riguarda il turismo, più in particolare un viaggio che ho fatto a Parigi ad aprile del 2017. Il racconto di oggi non sarà esilarante o da far ridere, ma semplicemente un travel vlog, non travel vlog. Vi racconto senza essere là. Questo è stato il mio primo viaggio organizzato da me per l'estero, perché ero andato prima in Francia, 2 volte in Inghilterra e in Germania, ma in Germania avevo organizzato, diciamo, solo rientro, ma era tutto organizzato, ma poi questo ve lo racconterò nell'altro episodio. Quindi è stato il mio primo viaggio organizzato, quindi sia dal prenotare la casa, sia dal prenotare i biglietti aerei, e un po' avevo paura perché non sapevo come funzionasse per bene il check-in online, il comprare i biglietti, un po' di emozione e paura c'era. Però il viaggio è andato tutto bene, sono andato con la mia ragazza, siamo partiti da Pisa alle 6 di mattina, quindi, cioè, praticamente anche quando sono andato a Londra sono partita alle 6 di mattina, e quando si parte alle 6 di mattina bisogna svegliarsi alle 4, anzi alle 3 per essere in orario là. E quindi, perché in realtà alle 6 bisogna essere lì per il check-in, però il volo parte più tardi, non mi ricordo. Vabbè, comunque, più o meno è quella la sostanza. Bisogna svegliarsi presto, perché mancano i soldi. Se avessimo i soldi, non faremmo il viaggio delle 6 che costa 20 euro, ma faremmo quello delle 10, magari che costa 100 euro. Comunque, cosa abbiamo fatto a Parigi? Le cose principali sono tante. Perché quando viaggio mi piace vedere tante cose, nel senso non è che vado 3 giorni in un posto, 4 giorni in un posto, mi limito a guardare 2 o 3 cose e poi mi prendo 2 o 3 giorni di relax, no? Cioè, se vado là, siccome sarà anche che, essendo giovane, essendo che vado solo all'università, magari non lavoro, quindi non ho questo affaticamento, non mi serve fare un viaggio per rilassarmi. Cioè, se viaggio voglio essere tutto il tempo attivo a guardare, vedere, fare foto, eccetera. Se vedo tante cose in poco tempo sono contento. Se sto 3 ore seduto su una panchina a far niente, non mi godo il viaggio. Non è quello che voglio. Vi faccio una lista delle cose che abbiamo visto. Vi do qualche nozione qua e là su, ad esempio, magari prezzi, tempi di attesa, consigliato sì, no e altro. Siamo andati a Versailles, reggia famosissima, una delle più belle al mondo. E sì, è bella. Siccome eravamo giovani, sotto i 26 anni, non pagavamo. La coda era molto lunga. Infatti, siamo stati credo 1 ora e mezza, 2 ore in coda per entrare. Poi, siccome siamo andati ad aprile, che era il periodo, cioè, di tutti i controlli per gli attentati, eccetera, tutti i posti erano super controllati, super controlli di qua e di là, metal detector, eccetera. Che da un lato ti faceva, cioè, una volta che entravi lì dentro ti sentivi più sicuro. Può succedere anche dentro, perché magari con tutte le innovazioni riescono a entrare. Però fidatevi che una volta che sei dentro, sapendo che c'è questo clima di terrore, diciamo, una volta che sei dentro ti senti più tranquillo. E quindi non sono un aspetto negativo i controlli, secondo me. Una volta dentro ho provato per la prima volta a fare un travel vlog, perché ho preso la videocamera, che in realtà non è questa, ma come vi ho raccontato nel primo episodio, questa l'ho ricomprata. Lì avevo la prima, quella, la prima che avevo. Prendo la videocamera così, la apro, cioè la accendo, la spengo, finito. Mi vergognavo troppo e quindi non l'ho fatto il video. E vabbè, questa era una cosa in più che vi ho detto, vi ho voluto raccontare ora così. Niente, la reggia è stata bella, cioè tutta l'interno era bello, però la parte più bella secondo me sono stati i giardini, i famosi giardini di Versailles, enormi con tutte le siepi, le aiuole decorate, tutte curate per bene. E la fortuna ha voluto che andassimo là quando c'erano i giochi d'acqua, perché noi siamo andati sotto Pasqua e quindi sotto Pasqua hanno fatto i giochi d'acqua. Abbiamo pagato 8 euro per entrare invece che andarci gratis, però ne è valsa la pena perché c'erano questi laghetti dove tramite delle fontane facevano tutte delle decorazioni a tempo di musica, eccetera, ed erano molto molto belli. Non tutte le volte che vai a Versailles puoi vederlo, da quello che ho capito. Poi se ci hanno preso 8 euro e invece lo fanno tutti i giorni, ci hanno.
consiglio che vi do è non comprate le crepe a Versailles perché non sono vere crepe. Cioè, noi abbiamo preso una crepe pensando che ce la facessero lì per lì, tutte. Invece no, era già pronta la scaldata e quindi siamo rimasti un po'. Hot. Poi siamo andati, non vi do una, cioè non sto andando in linea temporale perché non me lo ricordo, però mi ricordo le cose che abbiamo visto. Il Louvre, entrata gratis, coda un pochino sì, però ci sono due code diverse. Una chi ha già il biglietto, una chi non ce l'ha, i giovani, una cosa del genere. Te entri e basta. Ti fanno i controlli e sei dentro. Fai vedere la carta d'identità o il documento che fa vedere che sei uno studente e poi puoi visitare quello che vuoi. È enorme, pieno di scale, su e giù, una marea di piani. Tante cose belle, perché sono tante cose belle. La Gioconda, dove c'è tutta la gente, cioè, sei sommerso dalla folla, con gente che puzza di qua e di là, gente che ti appoggia le videocamere addosso, gente che ti spinge anche se non puoi andare avanti perché c'hai davanti un altro enorme che ti copre. Però sei riusciti a vederla, a farci le foto. E però, cioè, ci sono anche tanti altri quadri belli, non che la Gioconda faccia schifo, però ci sono tanti quadri belli, andate a vedere anche gli altri. Sembrava che la gente conoscesse solo la Gioconda. Poi siamo saliti sulla Torre Eiffel, praticamente ci sono due controlli, almeno quando sono stato io c'erano due controlli per salire sulla Torre Eiffel, uno per andare sotto e uno per salire. Quello sotto era gratis l'entrata perché comunque non è che vedi niente e ti facevano un controllo un po' più così, solo a controllare. Ti aprivano la borsa e controllavano e poi col metal detector addosso. E invece quell'altro proprio passavi sotto il metal detector un po' più serio. La salita è a pagamento e c'è o scale o ascensore. Noi abbiamo scelto le scale, si può fare. Nel senso non è così difficile salire le scale, non sono pesanti. E da quello che so vai su per 70 piani più o meno. C'è una zona, un'altra zona e poi la punta. Però noi siamo arrivati solo alla seconda zona. Perché l'ultima era ancora un'altra fila e ancora un altro pagamento, quindi non ce ne avevamo voglia. Siccome era aprile c'era ancora molto freddo, anche se c'era il sole c'era freddo freddo, un vento, perché poi sei altissimo, e quindi siamo stati un bel po' dentro al chiuso, perché c'è una zona che è esterna, dove puoi fare le foto e guardare dall'alto, e poi la zona interna con due o tre negozietti, bar, bagni. Volevamo aspettare il tramonto, però alla fine no. Non ce l'abbiamo fatta perché c'era troppo freddo. E poi appena scesi dalla Torre Eiffel siamo andati al Trocadero dove abbiamo fatto le foto. E con nostra sorpresa al tramonto hanno acceso la Torre Eiffel con tutte le luci che sbrilluccicavano. E quindi praticamente c'erano tutti zitti a guardare la torre. Appena hanno acceso le luci. Oh! Vabbè, molto bello in realtà. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è stato il cimitero di Père Lachaise, un cimitero monumentale con le tombe di molti grandi artisti, tipo Jim Morrison, Delacroix, non mi vengono i nomi ora, però non me li ricordo, ma tante 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 persone famose. C'è la mappa che ti fa vedere dove sono poste tutti i monumenti e noi siamo stati praticamente 2 giorni per visitarlo perché siamo arrivati tardi il primo giorno. E alle 6 ci hanno mandato via perché stava chiudendo. E poi siamo ritornati a vedere le ultime che ci mancavano. Ma davvero, cioè, è un cimitero, ma è bellissimo. Vi consiglio assolutamente di andarci. Non costa nulla, non c'è coda. Ci stai quanto vuoi, ci fai quello che vuoi. Ah, una cosa che volevo dire è che noi la Torre Eiffel non l'abbiamo mai vista praticamente. Cioè, l'abbiamo vista solo l'ultimo giorno in mezzo alle vie della città. Diciamo, ma ci sarà la Torre Eiffel? Si vedrà da qua, si vedrà. Non si vede da nessuna parte, cioè ho parlato poi con altra gente, mi hanno detto ma no, ma la vedi la torre? E invece anche molta gente non la vede la torre, quindi non capisco, boh. Siamo andati a Montmartre, su, dove vedi Parigi dall'alto, tranne la Torre Eiffel, e lì è stato molto bello. Abbiamo visitato la chiesa, e però non siamo potuti salire sulla cupola perché era chiusa, non mi ricordo, non ho capito bene il perché. Ma comunque è una zona molto molto figa. Purtroppo non abbiamo visto molto bene il quartiere di Montmartre, solo la chiesa, diciamo, e la discesa. Poi vabbè, abbiamo visto Notre Dame. Un giorno siamo andati a Disneyland, un posto che è un po' caro, perché è un po' caro. Però è cioè io ve lo consiglio, almeno una volta nella vita bisogna andarci, perché vi fa tornare bambini, se cioè
L'atmosfera è tanta tanta roba. Per una persona magari di 20 anni così non è proprio il parco divertimenti come può essere Gardaland o Mirabilan, più Mirabilandia in realtà. Cioè non è che vai lì per le attrazioni, per fare l'adrenalina, eccetera. Vai lì per l'atmosfera. E infatti, cioè, tutto viaggiavamo così, con l'aria spensierata e gli occhi a cuoricino, perché comunque è bello. Si ritorna bambini. Poi, altre cose che abbiamo fatto, abbiamo mangiato in un bistrò la prima sera, poi le altre abbiamo mangiato sempre a casa. Abbiamo mangiato un kebab una volta, buonissimo. Cioè, uno dei kebab più buoni che abbiamo mai mangiato. Però ritornando al bistrò, abbiamo speso davvero una scemata, tipo 15 euro a testa, e abbiamo mangiato davvero bene. Comunque trovate le mie foto su Instagram, vi lascio qua il nome. Di sia il bistrò sia Montmartre e Parigi, Torre Eiffel, tutte queste cose qua le ho pubblicate. Seguitemi, così quando vado a viaggiare. Ora ultimamente non è che faccio tanti viaggi purtroppo, però quando viaggio pubblico delle foto. E un consiglio che vi do: se andate al bistrò o comunque nei ristoranti francesi, se chiedete l'acqua vi portano l'acqua in bottiglia che pagate anche 5 euro un litro. Però se chiedete un carafe d'eau, loro vi portano l'acqua potabile però del rubinetto e non la pagate quella. Che altro raccontarvi? Riguardo al viaggio, abbiamo volato con Ryanair da Pisa a Parigi Beauvais e da Beauvais abbiamo preso l'autobus che porta a Port Maillot e da Port Maillot c'è la metro a 20 metri dalla fermata dell'autobus. Cioè vi consiglio quel modo lì perché comunque si perdono praticamente 2 ore di tempo. Da ora che arrivi all'aeroporto all'ora che arrivi a Parigi passano circa 2 ore di viaggio. Però vabbè, alla fine. Poi credo basta. Cioè, abbiamo anche visto altre cose, ma non mi vengono in mente ora come ora. L'unica cosa che mi dispiace non aver fatto è stato il bateau mouche sulla Senna, perché non avevamo praticamente tempo. E poi non abbiamo visto les Invalides con la tomba di Napoleone. Ah, abbiamo visto le Château de Vincennes e un pezzo del Bois de Vincennes. Il castello l'abbiamo visto come prima cosa in assoluto e quindi eravamo ancora un po' spaesati, un po' così, però è stato carino. Mi ricordava un pochino quelli della Loira, tipo Chambord o Chenonceau. Tra l'altro vi racconterò anche di questi castelli in un altro video. Ricapitolando, Parigi secondo me è una meta super consigliata, cioè va vista e è bella. Poi la città dell'amore, la Ville Lumière, la Via Rose. Dai, giusto per finire il lato turistico economico, tutto il viaggio abbiamo speso circa 400 euro a testa, quindi 6 giorni a Parigi, 400 euro tutto, cioè con tutto intendo volo, autobus, metro, entrate ai musei che alcuni erano gratis, alcuni no, souvenir, cibo, 400 euro secondo me è poco. E ah, stavo dimenticando una cosa importantissima. La casa, come avrete, in realtà ve l'ho già detto in un video precedente, quello dei metodi per risparmiare, la casa l'abbiamo pagata 152 euro da dividere per tutte e 6 giorni o 6 notti, non mi ricordo di preciso. Ed è una scemata, se uno ci pensa, perché era al settimo piano, senza ascensore, un monolocale, però vi giuro che è stato bellissimo vivere una settimana lì. È stato bellissimo perché proprio sembrava di vivere a Parigi dal vero, no? Perché avevamo praticamente una specie di mansarda con una finestrella da cui si vedevano tutti i tetti. Purtroppo non eravamo più alti degli altri, quindi vedevamo a pari e non tutta la città. Però è stato bello. Quindi niente, per questo video è tutto. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, datemi consigli su come migliorarmi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!